Cari amici di Teramo Web, ecco, riprendiamo qualche spunto di riflessione. Concluso il mese mariano, continuiamo a vivere nel clima che la liturgia ci consente, ci consiglia, insieme con Maria e gli Apostoli nel Cenacolo in questa settimana. Domenica prossima sarà Pentecoste, preceduto questo giorno così importante dalla veglia che venerdì sera, il 2 giugno, e poi sabato con una ordinazione sacerdotale. Ma ciò che vi preme sottolineare è proprio il clima che la liturgia ci invita a coltivare in questi giorni, alla luce della parola, gli Atti degli Apostoli, dei brani del Vangelo di Giovanni, i discorsi di addio di Gesù, la promessa del Paraclito, insomma tutto ciò che riguarda un aspetto fondamentale della nostra fede. Gesù dice: non vi lascerò orfani, darò a voi, manderò a voi il Paraclito, cioè lo Spirito Consolatore. Ecco, accogliamo lo Spirito Santo in un atteggiamento di preghiera, di desiderio, di anelito, ecco, questo anelito spirituale che ci permette di dare freschezza alla nostra fede, gioia, spontaneità, ma soprattutto di leggere la nostra esistenza alla luce dell'amore di Dio e della volontà di Dio. Padre nostro, sia fatta la tua volontà, lo diciamo ogni giorno. E con questo vi auguro buona giornata, perché possiamo continuare il cammino che il Signore ci concede e che poi ognuno di noi deve percorrere giorno dopo giorno.